Stasera ho l'onore di presentare, di introdurre questa serata con il dottor Filidoro, qui al mio fianco, è l'autore del libro La consultazione psicodinamica, che è il libro di cui questa sera parliamo. Il dottor Filidoro, per me ma anche per molti colleghi da anni, da qualche anno, è diventato un riferimento importante sia dal punto di vista della crescita professionale che personale. Quindi per me è un onore particolare essere qui questa sera e quindi c'è anche un po' di emozione, immagino che si stia notando, per cui non sottolineo la cosa. Il dottor Filidoro è medico psichiatra, psicanalista della Società Italiana di Psicoanalisi e della Società Internazionale di Psicoanalisi. Lui per 15 anni ha lavorato nel servizio pubblico. In un momento storico complesso ha iniziato la sua carriera professionale, che è il momento in cui fondamentalmente c'è stata la legge 180 e le sue conseguenze, quindi l'abolizione delle grandi strutture manicomiali e la necessità di far nascere e di organizzare i servizi psichiatrici territoriali. Da 20 anni lui lavora solo come psichiatra psicoanalista in ambito privato, però l'esperienza del servizio pubblico, lui ci tiene a sottolinearla, è un'esperienza che per lui è stata fonte, è stata ed è tuttora fonte di stimoli e di riflessioni sulla pratica clinica. Nel testo, su alcuni passaggi, questo si nota. Allora, da anni, oltre all'attività clinica, anche l'attività di formatore, supervisore per strutture pubbliche e private, formatore, supervisore individuale di gruppo e anche coordinatore di gruppi di studio sull'ambito della teoria psicodinamica. Proprio dall'esperienza di questi gruppi di studio è nato e si è sviluppato il progetto dell'associazione La Research. La Research è un'associazione che ha sede a Cittadella, che fra poco compirà il suo primo anno di vita. È un'associazione culturale che ha l'obiettivo principale, ma non unico, di formare i giovani colleghi allo studio, alla ricerca e alla formazione continua nell'ambito psicoanalitico. Non è l'obiettivo unico, anche se è il principale, perché la Research vuole promuovere anche una maggiore diffusione del pensiero psicoanalitico attraverso eventi gratuiti aperti alla cittadinanza. A questo proposito, domani pomeriggio a Cittadella, presso la Torre di Malta, ci sarà il professor Eugenio Borgna, dalle 2 alle 5. Il professor Borgna è un emerito di psichiatria, che ha fatto molte importanti pubblicazioni, penso che tutti lo conosciate, e domani pomeriggio presenterà il suo ultimo libro e con l'occasione converserà con le persone presenti. Quindi, per chi già non lo sapesse, insomma, siete tutti invitati domani. L'associazione La Research, ecco, per ulteriori informazioni io vi rimando al sito, che è un sito molto bello, quindi da visitare, molto anche semplice da trovare, perché da Google entrate digitando associazione La Research. Research si scrive Recherche con la CH due volte, associazione La Research più Cittadella, e la individuate subito il sito. Torniamo al libro di questa sera. La consultazione psicodinamica nasce di conseguenza di una recente, intensa, anche bella esperienza del dottor Filidoro come docente della scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo psicanalitico fenomenologico a Retusa di Padova. E nasce in risposta alle affettuose e insistenti richieste dei suoi allievi che il materiale vario, ricco delle sue lezioni potesse essere raccolto un testo. Sul libro non dico altro perché ne parlerà estesamente il dottor Filidoro, non credo sia necessario che aggiunga altro, mi limito a presentare
nostra amica e collega, la dottoressa Damaris Feltracco, psicologa e psicoterapeuta, che gentilmente questa sera si è resa disponibile per, come dire, condividere alcuni suoi interrogativi e considerazioni sul lavoro del dottor Filidoro. Io adesso passerò la parola al dottor Filidoro. Dopo l'intervento dell'autore, ampio spazio sarà dato alle domande che quindi potete fare a ruota libera, anche perché il dottor Filidoro apprezza in modo particolare il dialogo, quindi ne sarà sicuramente contento. Dottor Filidoro, a lei. Grazie, lei spera che con me funzioni mentre no, almeno me lo sono tolto il passaggio di questi muri, non serve, sembra che non serva a nulla. Vabbè, grazie al dottor Bertolli per le belle parole che mi ha dedicato, grazie a tutti per essere qui, impegnare il vostro tempo, insomma, per io cercherò di non rinviare. Una delle cose che spero di non fare mai è di annoiare, quindi datemi un segnale, se non pensi che mi stia annoiando non lo faccia capire facendo un gesto affettuoso. Dunque, questo testo, questo libro che ho scritto un anno fa, sì, come anticipava lui, anticipava il dottor Bertolo, in qualche modo nasce dal coniugarsi un po' di diverse anime professionali. Cioè, come mi sottolineava, io ho fatto lo psichiatra per molti anni e da altrettanti anni faccio lo psicoanalista, e da un po' di anni ho anche un'attività di docente, di formatore del psicoterapeuta. Quindi questi tre aspetti di me in qualche modo sono entrati e entrano a far parte di questo libro, come il collega prima accennava. Il tutto nasce dall'esperienza di insegnamento in una scuola, e così, insomma, su sollecitazione dei miei allievi è nata un pochino l'idea di mettere per iscritto ciò che verbalmente proponevo di volta in volta. Intanto a chi è rivolto, ecco, questo è un testo che è prevalentemente rivolto a psicoterapeuti in formazione, nasce da questa esperienza, però insomma è un testo che nel mio intento è che possa anche essere utilizzato da chi magari strettamente in prima formazione non è, che ha già una formazione acquisita e che può trovare una qualche traccia in modo da, così, da rimettere un pochino a posto ciò che ha acquisito negli anni. La mia esperienza personale nello scrivere questo libro poi ha avuto anche questa connotazione. Io scrivendolo ho risistemato, ho sistematizzato un pochino anche quelle che erano le mie acquisizioni professionali da un po' di decenni a questa parte. Quindi, come è servito a me a mettere in ordine tante cose, così l'idea, l'intento è che possa servire anche ad altri problemi. Quindi questo è l'intento iniziale. Il titolo, chiaramente il titolo dice, senza dubbio, che si tratta di un testo prevalentemente sulla prima fase del rapporto terapeutico, che è la fase cosiddetta di consultazione, di valutazione. Quindi si occupa prevalentemente di che tipo di struttura organizzativa di pensiero e di organizzazione di tempi e di spazi dare al primo incontro con chi chiede aiuto, facendo riferimento poi abbastanza precisi ad alcuni modelli teorici. Prima dicevo, io sono psichiatra, ma sono psicoanalista anche, quindi è chiaro che in questo testo si trova un pochino le tracce della mia anima psichiatrica, ma chiaramente ci sono anche le tracce del mio essere psicoanalista. Cosa vuol dire questo? Che c'è una adesione, il più possibile coerente, io spero che lo sia abbastanza, a mantenersi all'interno di quelli che sono i modelli teorici della psicoanalisi a cui io faccio riferimento.
Quindi è un testo che si occupa di consultazione. L'altra componente del titolo è psicodinamica, perché psicodinamica cosa vuol dire? Chiaramente, essendo appunto io uno psicoanalista e avendo come dire, dei modelli teorici di riferimento di tipo psicoanalitico, il mio lavoro clinico è improntato e ha radici in questa dimensione tecnica. Questo testo si attiene strettamente a questo, quindi è una proposta di fare una fase di valutazione che propedeutica poi alla possibilità di avere un percorso terapeutico successivo all'interno di coordinate teoriche di tipo psicoanalitico piuttosto coerenti, perlomeno il tentativo è di renderle piuttosto coerenti. Psicodinamica c'ha anche un'altra accezione, e cioè l'accezione non solo il riferimento alla teoria psicoanalitica, spesso vengono usati un pochino come sinonimo, come termine intercambiabile, psicoanalitico e psicodinamico, ma in realtà il termine psicodinamico qui ha anche un'altra raccomandazione, ed è quella che si riferisce all'assunto forte, che ha radici nel pensiero psicoanalitico, che esiste un dinamismo psichico, quindi i fenomeni intrapsichici sono dinamici, non sono rigide, ma sono in continuo movimento, così come dinamica è la relazione con l'altro. Quindi c'è un dinamismo intrapsichico e una dinamicità della relazione. Quindi questo termine psicodinamico deve essere inteso in questa doppia accezione. Ecco, quindi questi sono alcuni riferimenti. Poi c'è un'altra idea forte che in qualche modo pongo su queste, è questa. Io ritengo, questo lo dico anche in maniera molto esplicita, insomma, in questo libro, scatto quindi credo fortemente, che per per cimentarsi nel compito professionale piuttosto è ambizioso, quindi entrare in una relazione con l'altro è difficile, tutti noi che facciamo questo lavoro, che io credo che una qualità imprescindibile, se io le considero imprescindibili, cioè se dico questo vuol dire che in assenza di questa qualità io ritengo che non si possa essere ancora psicoterapeuta. Le qualità che io ritengo imprescindibili sono le qualità umane, quelle qualità che comportano un'attitudine all'incontro con l'altro rispettoso, sempre comunque nella sua modalità di esprimersi, nella sua modalità di essere e nella sua unicità. Questo è un concetto che io esprimo in modo chiaro, che adesso è chiaro, e quindi è come dire il dire che alla base della possibilità di essere psicoterapeuti abbastanza buoni ci deve essere un'attitudine autentica all'incontro rispettoso e all'ascolto rispettoso. Però dico anche, e questo è il senso della seconda interpretazione del libro, dico anche che questo, se è indispensabile, non è sufficiente. Non è sufficiente perché queste doti che sono naturali, che sono dire doti attitudinali, che sono in dotazione secondo di essere, non sono sufficienti se non sono adeguatamente supportate da delle competenze che si acquisiscono. L'incontro tra queste doti naturali, queste doti attitudinali, queste doti umane e competenze che si acquisiscono con lo studio, con la formazione e così via, l'incontro di questi due aspetti secondo me è indispensabile per avere una discreta possibilità di essere. E qui si entra in merito a quelle che sono poi altri aspetti di questo
questo testo. E quindi mi occupo di tutto ciò che io ritengo, però chiaramente questa è una mia posizione di cui mi assumo l'onere e l'onore, non mi pretendo di proporla come discutibile, ma è il mio modo di vedere le cose, è il mio modo di pensare, di percepire il rapporto terapeutico, il dialogo terapeutico, ed è quello che io faccio e mi impegno a fare nel rapporto nella mia pratica clinica. Chiaramente essendo il mio modello è quello che mi propongo a quelli che in qualche modo sono formarsi. Quindi è una proposta che però si mantiene all'interno di una cornice teorico-concettuale che io cerco di esplicitare. Ci sono molte psicoterapie, ci sono diversi modi di entrare, come dire, nell'area della cura dell'altro. Chiaramente io parlo della psicoterapia del mio, quindi questa proposta di presentazione risente chiaramente del mio modo di vedere il mondo. Una psicoterapia dinamica o psicodinamica, per come la intendo io, deve avere dei riferimenti che siano chiari, che siano precisi e anche forti nel senso che non se ne può fare a meno senza che questo incontro diventi qualcos'altro, e io li esplicito. Ve ne posso citare alcuni, magari i presenti che sono più addentro a queste cose troveranno le cose più fruibili, magari di meno le troveranno meno chiare, io cercherò di renderle chiare comunque. Per esempio, uno degli elementi fondanti, degli elementi forti per cui una psicoterapia possa dichiararsi ed essere realmente psicodinamica è l'assunto imprescindibile, senza che il quale si fa un'altra cosa, è l'assunto imprescindibile, cioè l'accettazione dell'idea che esistono i fenomeni inconsci. Quindi una psicoterapia per essere psicodinamica ha bisogno intanto di avere radici in questa idea imprescindibile, e cioè che la vita di ognuno di noi è per una minima parte determinata dalla consapevolezza, ma in gran parte è determinata da fenomeni inconsci che sfuggono alla consapevolezza, ma che entrano in maniera piuttosto significativa nella nostra vita quotidiana, sia nella famiglia, sia nell'area nazionale. Una psicoterapia che non tiene conto l'esistenza dei fenomeni inconsci e che non tiene conto che sia nel mondo intrapsichico, sia nelle modalità relazionali dei fenomeni inconsci, se non si tiene conto di questo, si fa un'altra cosa, ma non si fa una psicoterapia. Questa è un'idea forte, perché senza di questa cambia lo statuto, si fa un'altra cosa. Magari si possono fare anche delle cose più fatte, non voglio dire che si fanno cose più giovani, ma si fa qualcosa che esce dal campo della psicodinamica. Un corollario, per esempio, di questo è un'altra idea forte a cui bisogna fare riferimento perché una psicoterapia possa chiamarsi psicodinamica, ed è l'idea che esiste una tendenza all'evoluzione della psiche individuale, dell'infanzia, con un accumulo di esperienze che vanno a segnare, lasciando tracce nella memoria, tracce nella memoria che possono essere più o meno suscettibili di ricordo, ma che comunque comportano una tendenza inconsapevole a far sì che le esperienze vissute in qualche modo tendano a riproporsi e ad essere vissute.
Tutto questo è un corollario dell'assunto precedente dell'esistenza dell'inconscio, però messi uno vicino all'altro vi dà l'idea di come occuparsi dei fenomeni inconsci vuol dire anche occuparsi di tutto ciò che accade indipendentemente dalla possibilità che ciò che accade sia consapevole, sapendo che è determinato da qualcosa di già accaduto, che è determinato da qualcosa di già esperito, che dà di nuovo segno vivo di sé. Questo è un altro concetto imprescindibile che fa sì che la psicoterapia sia dinamica, perché è proprio con l'idea che ciò che è accaduto si ripropone, ci dà la possibilità di pensare che proprio nel momento in cui ciò che è accaduto si ripropone ha la possibilità di essere rivissuto di questa vita. Quindi sono due concetti che sono strettamente connessi l'uno all'altro. Ne posso citare un altro e poi magari passo a dire altre cose. Un corollario che i colleghi già esperti lo perdoneranno per le cose ovvie che dico, ma è chiaro che un corollario diretto di questo è l'esistenza dei fenomeni transferali. I due concetti precedenti, quindi l'esistenza dei fenomeni inconsci, la tendenza alla ripetizione del già vissuto, comporta che il già vissuto venga rivissuto anche nella relazione terapeutica, dando corpo a quelle configurazioni particolari che gli addetti ai lavori sanno essere chiamate appunto fenomeni di transfer con il correlativo controtransfer su cui in questo momento sorvolerò. Passando ad altro, c'è un altro concetto che, insomma, che esprimo, e in qualche modo questo si collega con la l'incontro comunque di due soggettività, un incontro terapeutico, un incontro di due umanità. L'umanità una persona che chiede aiuto e l'umanità della persona preposta al ruolo. Però c'è da dire rispetto a questo che se noi parliamo di due umanità, no, intendiamo che praticamente c'è un incontro di due fatti della stessa sostanza. Non c'è un'umanità cesariana, un'umanità cesariana, sono due persone che si incontrano con l'intento di fare un lavoro che teoricamente dovrebbe portare il giovamento a uno dei due e spesso lo porta a tutti i due. Quello che però è importante, come dire, non dimenticare che tutto ciò che attiene a chi richiede aiuto, quindi è il bagaglio umano esattamente sovrapponibile al bagaglio umanità, con le ovvie, ma anche con un'altra idea imprescindibile, che ogni incontro ha una sua originalità irrepetibile, così come ogni persona al di là ha una soggettività irripetibile. Non esistono due persone uguali, possono essere varie somiglianze, ma ognuno di noi è quello che è e non è uguale. Questo chiaramente vale per il paziente, ma vale altrettanto per chi invece svolge un lavoro di psicoterapia. Questo cosa comporta? Comporta che ogni incontro è unico, non c'è la possibilità di ripetere due incontri. Questo è la bellezza, da alcuni potrebbe anche essere considerato il limite, un pochino del campo che ci occupiamo, e cioè che fino a un certo punto noi possiamo orientarci in base a ciò che sappiamo. In ogni incontro. Però è anche vero che ogni incontro ci proporrà sempre qualcosa che non sappiamo, perché nasce dall'unicità di quell'incontro lì, perché sono due esseri unici al mondo che si incontrano in quel momento lì, il risultato non può essere che solo quello. E quindi ogni incontro si fonda un po' sul già noto, un po' sul già
già conosciuto, un po' su già esperito, un po' su già imparato, e per molta parte si fonda su ciò che si scoprirà man mano andando avanti nella relazione. Io questa è una delle cose che trovo più belle del nostro lavoro, perché poi se ci si pensa, è vero che non si hanno mai certezze assolute, ma non ne abbiamo bisogno. Però ci si trova continuamente sempre a dover sperimentare ogni volta qualcosa di nuovo. E la cosa, francamente, ha un grande valore. Chiudo questa parentesi quando Elisabetta arriva alla soglia della nuova. Chiudo questa parentesi e ne apro un'altra. Chi già mi ha sentito parlare, però mi perdonerà se mi ripeto, insomma, mi posso inventare così. Un altro tema che tratto in questo testo che nasce un pochino dall'esperienza, no, che ho fatto fino a un po' di anni a questa parte, no, nel fare formazione, quindi nell'occuparmi di terapeuta in formazione, e nel rilevare che a mio modo di vedere c'è un'area un po' lacunosa, no, da parte di molti terapeuti giovani, non giovani, vuol dire non sono giovani, che è relativa alla tendenza, no, a focalizzare la propria attenzione su alcune aree e a trascurare invece delle altre, perdendo un pochino di vista quello che è un pochino invece una complessità. Bisogna tenere conto. Per sintetizzare, fondamentalmente io ho notato, facendo questo lavoro informativo, che di solito si tende a dare attenzione all'area sintomatica. Si pone una grande attenzione, per esempio, ai sintomi di un paziente nel momento della richiesta di aiuto esperto. Oppure si tende a dare, per esempio, un'attenzione che va data, ma spesso viene data in maniera un pochino troppo settoriale. Viene data un'attenzione, per esempio, al racconto, no? Che un paziente fa della sua vita, della sua storia, delle sue relazioni, delle sue cose, e così via. Quindi è un'attenzione che è un po' troppo calcolata rispetto a quello che mi piace dire, che è ciò che il paziente ha. Mentre invece viene trascurata piuttosto spesso un aspetto invece che io considero importante, che è l'attenzione a chi il paziente è. E sono cioè a parità di sintomi. Ci possono anche essere, vuol dire, 10 pazienti che hanno sintomi uguali, ma se i sintomi sono uguali, la differenza la fa il portatore. E nella sua unicità ha un suo modo di essere, un suo modo di relazionarsi, un suo modo di pensare, un suo modo di vivere gli affetti, di entrare in relazione, di evitare delle cose, per cercarne delle altre, e così. Per dirla in maniera così un pochino più fotografica, fondamentalmente è l'attenzione a quella che, messo così noi, insomma, si può definire la personalità, la struttura di personalità, oppure il carattere di ognuno di noi è, ha un certo modo di stare al mondo, ha un certo modo di relazionarsi, dico ognuno di noi perché chiaramente questo riguarda anche me che vi sto parlando, un certo modo di relazionarsi, un certo modo di vivere gli affetti, un certo modo di concepire la vita, ha le sue strutture di pensiero, le sue convinzioni. E tutto questo entra a far parte di quell'unicità che fa sì che esprima un carattere, una personalità universale, perché magari è abbastanza simile ad altri caratteri analogi, ma che mantiene un'unicità irripetibile che lo fa essere la persona. L'attenzione a quest'area, insomma, piuttosto trascurata, è importante da avere perché chiaramente va messa poi, insomma, in una relazione dinamica con tutta l'area sintomatica, l'area del racconto,
per poter avere, una cosa piuttosto complicata, insomma, per poter avere una mappa di orientamento che ha un certo grado, secondo me abbastanza attendibile, di predittività rispetto a ciò che questa terapia eventuale che si andrà ad iniziare potrà diventare. Questo sempre con l'idea che il già accaduto tende a ripetersi, no? Quindi quanto più chiarezza io ho sulle modalità relazionali, su come si vivono gli affetti, su come sono stati vissuti, su quali sono state le esperienze significative, quanto più consapevolezza io come terapeuta ho di tutto questo, tanto più posso avere una mappa predittiva relativamente a quello che accadrà con questo paziente nella futura relazione. Qui non mi addentro nei dettagli così più specifici, ma relativamente a questo tema del carattere, della struttura di personalità, della caratterologia in genere, è un capitolo abbastanza dettagliato, in cui insomma io cerco un pochino di rendere chiaro le varie differenze, le varie strutture di personalità, le modalità di funzionamento e così via, ma non vi voglio annoiare, non voglio annoiare su questo. Lo cito perché è un capitolo centrale, un capitolo centrale del libro. Quanto tempo abbiamo? Scusate che forse possiamo anche avviarci a una conclusione. Vi dico altre due cose sui contenuti, non vi lascio spazio se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Poi, poiché so che insomma, le chiacchiere a un certo punto stancano, le teorizzazioni pure, per cui insomma, a un certo punto il libro cambia un po' registro e quindi dà l'area più teorica, tecnica, diventa un pochino più pratico e quindi c'è una parte insomma, di questo testo in cui io riporto una serie di esemplificazioni cliniche che nell'intento insomma, dovrebbero un pochino illustrare, spero in maniera comprensibile, in maniera chiara, quanto espresso a un livello più teorico, concettuale prima. E quindi c'è insomma, una serie di bozzetti clinici importati che sono derivati un po' dalla mia pratica clinica personale, un po' da casi di cui sono venuto a conoscenza facendo insomma, il lavoro di formatore. E poi c'è dico proprio l'ultimo contaccio, e parlerò solo se mi avete permesso, se non parlo più. Poi c'è un'ultima parte in cui faccio vedere insomma, che cosa intende, una cosa che io propongo spesso a chi fa così questi lavori di informazione con me, quello di cercare di fare un'operazione di spostamento concettuale superiore da una comprensione così più chiara, sia del mondo intrapsichico, sia della modalità relazionale, di fare un tentativo di concettualizzazione di tutto questo utilizzando dei modelli psicoanalitici che siano chiari e ben definibili. Io nel libro ne cito 4 in particolare, non mi addentro su questo, no, ma sono modelli psicoanalitici che io cerco di far vedere come possono essere utilizzati come chiave di comprensione e di concettualizzazione superiore della relazione nascente. La chiamo relazione nascente perché vi ricordo che stiamo parlando di un incontro e non siamo ancora entrati in merito a una terapia. Come esemplificazione di questo, ecco, io nel libro prendo un caso clinico, una situazione clinica, e cerco di far vedere come è possibile che questa situazione clinica possa essere spiegata concettualmente utilizzando dei modelli chiari, utilizzando modelli diversi.
quindi una situazione clinica vista alla luce di nuovi diversi. Questo ha una sua utilità, io credo che ce l'abbia, questo lo propongo, perché avere la possibilità di fare questa operazione di concettualizzazione ci dà anche la possibilità di fare anche così un'operazione di proiezione, no? Anche futura, su quello che può essere l'andamento di questo incontro nascente, che presumibilmente diventerà un'operativa, orientandosi in maniera abbastanza chiara, utilizzando quelli che sono i modelli teorici di riferimento. Perché lo sottolineo? Perché, mi ripeto, ma è importante che lo faccia, perché sono appunto dei modelli teorici che sono di matrice psicoterapia, senza dei quali la psicoterapia di cui stiamo parlando non sarebbe una psicoterapia dinamica, sarebbe qualcos'altro, sarebbe magari un incontro affettuoso, sarebbe, come so, tra le insegne dell'ascolto, della buona disposizione d'animo che va benissimo, ci vuole, però se non c'è quella capacità, quella competenza di coniugare competenze e attitudine, magari si può fare anche qualcosa di buono, però certamente non è una psicoterapia. Io mi fermerei qui. Avevo già fatto, non voglio abusare della vostra. Potrei ancora dire molte cose, però è una presentazione molto sintetica. Se ci sono da parte vostra dubbi, domande, perplessità, pensavo all'ultima cosa che diceva il dottor Filidoro sul fatto che se non c'è il riferimento, no, di uno o di più modelli, lui ne presenta quattro, mi pare, sul testo, che sono poi i modelli più conosciuti della teoria psicoanalitica, no, che poi esplica in modo veramente approfondito nell'analisi del caso. Però pensavo, come diceva, che senza questa conoscenza, o meglio, questo tentativo di organizzare la conoscenza del caso attraverso questi modelli si può fare delle buone cose, ma non sappiamo bene cosa. Pensavo che si può fare buone cose finché le cose vanno bene. Forse il problema più difficile diventa quando le cose possono non andare bene, e in una terapia può succedere, ora lì è bene avere qualche bussola in più. Grazie, dottor Filidoro. Non so se ci sono già delle domande. Posso un attimo? Prego. Non so se funziona o meno. Mi aspetta un compito un po', no, particolare, nel senso che tante cose sono state dette, tante cose importanti. Prima di aprire questo dibattito volevo fare proprio una breve riflessione mia su questo testo, che io proprio amo definire un'utile guida, uno strumento proprio esplicativo per apprendisti, terapeuti, dato in dotazione da un maestro bottegaio, no? E, per certi aspetti vorrei dire che, seguendo questa metafora, ci sono gli strumenti del mestiere, ci sono gli insegnamenti del mestiere, però c'è anche chi questi insegnamenti e strumenti li opera. E in questo senso penso proprio all'aspetto proprio personale, no? Alle caratteristiche di cui parlava prima, dell'aspetto unico anche del terapeuta nell'incontrare l'altro, no? Un paziente può effettivamente incontrare terapeuti diversi ed avere comunque riscontri diversi, un rapporto completamente diverso, una relazione terapeutica unica in quanto incontro unico. Allo stesso tempo mi viene da dire che lei ha manifestato sia l'attenzione, no, alle conoscenze, sia la sua passione e vocazione nel prendersi cura, no, della sofferenza umana, in questa soggettività che chiede comunque un aiuto, che chiede comunque di poter essere preso in cura. E
per questo mi veniva quasi una frase riassuntiva che una miglior comprensione, no? Con tutti questi strumenti, con gli insegnamenti, con il proprio bagaglio personale, porta anche a dare una risposta più autentica e vera alla persona che comunque noi abbiamo di fronte e con cui relazioniamo. Per questo volevo quasi farle una domanda, perché si è parlato tanto di teoria, tecnica, eccetera, volevo farle una domanda forse più personale, nel chiederle l'emozione sua nel trascrivere gli stralci di viaggio come compagno di viaggio a compagno che comunque presenta un disagio, comunque una sofferenza, no? Esistenziale. In questo senso, com'è stato per lei? Perché credo che mettere per iscritto non sia stato semplice. E allo stesso tempo il fatto di scrivere per sé, mi viene da dire, no? Come strumento anche terapeutico proprio, di analisi, è una cosa, però lo scrivere per gli altri sia anche altro, no? Sì. Sì. Grazie Damari per le cose che ha detto. Allora, la dottoressa Feltracco, io la chiamo Damari affettuosamente, insomma, il suo nome, cioè, introduce un elemento che c'è, chiaramente, un pochino lo sfondo di quello che dico, ed è relativo all'area estremamente ricca, mai esauribile, mai definibile in maniera chiara, che è l'area degli stati affettivi, l'area delle emozioni. Noi nell'incontro in sé, indipendentemente che sia finalizzato a fare una terapia o meno, viviamo all'interno di una circolazione di stati affettivi, una circolazione di stati affettivi di cui alcuni sono immediatamente percepibili, quindi in qualche modo arrivano alla consapevolezza, e poi c'è un'area di stati affettivi invece che si muove un pochino, diciamo così, sotto traccia rispetto alla possibilità di percepirli e decodificarli in maniera corretta nel momento in cui vengono vissuti. Rispetto a quest'area, quindi agli stati affettivi, c'è tutto un lavoro che il terapeuta che si muove all'interno, no, di quest'area concettuale dell'area psicoanalitica, psicodinamica, rispetto alla decodifica di questi stati affettivi, rispetto ai quali c'è uno scambio continuo con l'altro, no? C'è un'operazione che chi si occupa di quest'area professionale, utilizzando un certo tipo di approccio, fa a posteriori, no? Cioè un'attitudine in qualche modo a rivisitare a posteriori l'incontro con l'altro per cercare dentro di sé quelle tracce comunicazione affettiva che è passata nel momento dell'incontro, ma nel momento dell'incontro non era immediatamente percepibile. Qualcosa di simile è successo scrivendo questo libro. Per esempio, tutta la parte più clinica, no? Quella in cui parlo di queste persone, insomma, pratica clinica ho incontrato, e che qui in qualche modo questi bozzetti clinici li ho utilizzati per esprimere i concetti. Quello che è successo è quello che di solito succede quando si va a rivisitare quella che è stato, per esempio, un incontro professionale nella nostra pratica clinica. Nello scrivere di queste situazioni cliniche ho scoperto che nel momento in cui vivevo gli incontri avevo vissuto delle emozioni di una certa intensità che però sul momento io stesso non avevo percepito in maniera chiara, così come mi è stato possibile percepirlo successivamente. E questo è successo un pochino in tutte queste situazioni che io ho descritto. E poi c'è un'altra intensa emozione che
che ho provato nello studiare questo libro. Questo lo dico, è una confidenza che vi faccio. Quando sono arrivato alla fine, a un certo punto ho provato quel vissuto che tutti noi conosciamo, che è quel vissuto che è a metà tra il malinconico e il nostalgico, quando si chiude un'esperienza, quando percepiamo che qualcosa che fino a quel momento abbiamo vissuto non ci sarà più. Allora è magari un po' forte parlare di questo tipo di vissuto come di un vissuto imparentato al vissuto di lutto, però l'area, la risonanza emotiva e affettiva fa parte di questa dimensione. Io quando ho finito di scrivere ero un po' malinconico, un po' nostalgico, un po' triste, perché perdevo qualcosa a cui avevo tenuto molto, che era questa esperienza di non scrivere con l'idea che avrei trasmesso ai miei allievi qualcosa di me. Quindi mi vado ad aggiungere che le tocca aprirsi una possibilità e ovviamente pensare a un altro testo. Non so se c'è qualche domanda da parte vostra. Liberamente, se qualcuno. Forse anche un po' difficile esporsi. Resta una sensazione proprio. Visto che ce lo siamo passati con la forse mi ha colpito particolarmente l'aspetto della dinamicità nel suo parlare, nel suo raccontare la nascita di questo libro. E anche durante la presentazione del libro mi ha venuto da pensare a una cosa che adesso mi esplicito, cioè a lei ha detto, nel momento in cui ho finito e ha descritto bene una sensazione che credo tutti possiamo riconoscere, no? Cioè magari un po' anche di felicità per il senso di aver compiuto qualcosa, certo. Perché se a un certo punto decide che ha finito, vuol dire che il senso di compiutezza gli è rimasto. Però, mettendolo assieme al discorso della dinamicità, ad un anno di distanza dall'averlo chiuso, e al di là della battuta di dire ok, adesso magari potrebbe fidarsi per farne un altro, lo considera ancora chiuso o avrebbe avuto voglia di poter tornare indietro e approfondire o integrare o fare alcune cose in modo diverso, proprio perché anche lei non è lo stesso di un anno fa, no? Per cui adesso rivedendo alcune parti fatte, per quanto a quel punto considerate concluse, magari sì, ha terminato? Sì, credo di sì. Io lo restituisco. Mi tocca. Sembra incandescente. Sì, beh, è così, è così. Quindi tra, tra la gamma, insomma, di vissuti che ho descritto prima, c'era quel malinconico, uno stato, eccetera, sicuramente c'era anche della contentezza di aver chiuso e di aver compiuto, insomma, qualcosa che consideravo finito e in qualche modo poteva uscire da me. E su questo sicuramente non ci piove. Rispetto alla dinamicità, è vero. Probabilmente se lo dovessi riscrivere adesso alcune cose sarebbero arricchite dall'anno e mezzo che è passato, anno e mezzo che è trascorso di vita, di attività professionale, di successi e insuccessi, di delusioni,
le speranze, non ultimo le esperienze di presentazione che sto facendo, e ogni volta che ne faccio uno mi si aggiunge qualcosa che mi resta dentro e che, se ripenso a quello che ho scritto, penso di qua, però questo probabilmente avrei potuto aggiungerci un pezzetto di me in più. E poi la cosa bella è questa, e io credo molto in questo: se dico un pezzetto di me in più, che sento mio e lo sento nascere qui, in questo pezzetto di me che nasce qui c'è un pezzettino della presenza di chi mi ha ascoltato, di chi è intervenuto, di chi mi ha in qualche modo arricchito ascoltando. Quindi è vero, la dinamicità, il senso di dinamicità è questo. Certamente il Giuseppe Filidoro di un anno e mezzo fa si è imparentato con Giuseppe Filidoro di oggi, ma insomma anche diverso. Ma io non ho capito una cosa. Prego. No, non serve, tanto si sente, tranquillo. Quindi non tutti i terapeuti usano la psicodinamica, giusto? Ecco, non è diventa un problema, nel senso, quando comunque uno paziente si rivolge al terapeuta, dà per scontato che sia proprio come andare dal medico, nel senso che ha tutte quante tutti gli strumenti per riuscire a darti una cura. Quindi sì, non è una cosa da dar per scontato. No, non è scontata, non è assolutamente scontata. Lo dicevo prima, intanto ci sono molti modelli di psicoterapia, molte tecniche di psicoterapia, ma io non faccio graduatoria di lavoro. Io posso anche considerare che hanno tutte la loro validità, no? Però per tutte le cose l'importante è che ciò che uno fa cerchi di farlo meglio che può, no? Quindi se esiste una psicoterapia psicodinamica, esiste una psicoterapia per esempio cognitivo, una psicoterapia sistemica e così via, ce ne sono tante. Facciamo anche l'ipotesi che siano tutte valide, io questo faccio fatica ad ammettere, però all'interno della specificità di ognuno le cose si devono fare bene. Se si fanno bene, ben venga. Io parlo della psicoterapia psicodinamica perché le mie radici teoriche e culturali attingono a un terreno particolare che è quello psicoanalitico, e quindi io, quando faccio il mio lavoro, faccio quel tipo di psicoterapia lì. Però per fare quel tipo di psicoterapia lì, di cui io parlo, ritengo che bisogna fare, come presuntuosamente io ritengo che sia da fare, e ciò che è scritto. Prima vi dicevo, se non si tiene conto, per esempio, dell'esistenza dei fenomeni inconsci, non è una psicoterapia, è un'altra cosa. Magari valida, quindi può essere che una persona si rivolga al psicoterapeuta, però non ne troverà niente. Prima il dottor ancora diceva, io dicevo, le cose possono andare bene, però lui sottolineava che le cose in una psicoterapia possono andare male. Chiaramente le variabili possono essere tante. A me piace dirla per mantenermi così un pochino nell'aria che ho tratteggiato prima, che quando le cose vanno male, vuol dire che un incontro. Ma il paziente riesce ad accettare questo? Si deve rivolgere a qualcun altro, oppure anche capirlo è difficile. Va bene, io credo che un'altra cosa, io credo molto, cioè c'è anche un problema etico, capisci? Io credo che chi fa questo lavoro si assume, intanto parte da, da una presunzione di partenza. No? La presunzione è quella di attribuirsi, a torto o a ragione, la possibilità di aiutare questa persona.
se noi partiamo dall'idea che poi in questo mondo siamo tutti nella stessa barca, capisco che uno che si pone in una posizione di dire io aiuterò l'altro, attinge a un certo grado di precisione. Detta questa, ce la intaschiamo, ce la teniamo. Poi però ci vuole comunque una, come dire, un'attenzione etica a far sì che quello che si fa, uno cerchi di farlo davvero nella maniera intellettualmente più onesta possibile e cercando di dare davvero il meglio di sé. Io credo che se uno fa questo già si mette in una buona posizione di partenza. Poi, infallibili. Io volevo anche aggiungere un altro aspetto che forse si rifà anche al testo, no? Sulla fase di valutazione, che in realtà in quella fase è vero che il terapeuta, no? Si prende del tempo per incontrare l'altro e per fare una valutazione, ma un tempo dato anche al paziente, nel senso che non tutti i pazienti vengono seguiti dal primo terapeuta di incontro. Capita comunque di fare invia ad altri colleghi o comunque di pensare a terapie di gruppo piuttosto che individuali. Dunque c'è anche un tempo che mi viene, viene dato non solo al paziente, al terapeuta, per capire anche qual è, può essere proprio la cosa più utile per la persona che si presenta. Perché ci sono pazienti che si sente dire, no, nell'ambito, io quel paziente non lo prenderei, un altro terapeuta magari sì. Mi piace quel paziente, no? Sì, perché è un incontro che può funzionare oppure. E anche di sensibilità. Di sensibilità, certo. Ma anche una predisposizione, no? Sì, forse. Certo. Anche il fatto di lavorare con i bimbi o gli adolescenti, certo, o gli adulti o le coppie è comunque una componente della. Chiaramente d'accordo. Cosa volevo una domanda. Grazie. Si aggancia anche adesso la che diceva da Marì sul fatto che c'è un tempo per conoscersi, però credo che c'è anche un momento importante. Che fa parte di una consultazione psicodinamica, è il momento della restituzione al paziente, perché in un certo senso il momento della restituzione, che ha delle sue caratteristiche rispetto al quale le pongo la domanda, no? Cioè come pensare la restituzione al paziente all'interno di una consultazione psicodinamica, però aggiungo tra parentesi che il momento della restituzione forse è anche un momento importante per il terapeuta stesso di confrontarsi con quello necessario, riferirsi a dei modelli di comprensione del materiale, perché altrimenti il rischio è che dalla consultazione si passi troppo rapidamente alla terapia senza che ci sia quella conoscenza, quella comprensione che poi può portare ad esperienze più facilmente negative già in fase avanzata. Io ho trovato minuti e ho preso bisogna, però si capisce chi parla. Sì, allora rispetto a questa cosa che dice il dottor Bertolo, dunque la restituzione, allora per riprendere un pochino così la domanda fatta dalla persona che è andata via prima. Se riscrivessi oggi in questo libro metterei dentro qualcosa rispetto alla domanda che fa il dottor Bertone. Allora, due cose su questo. Uno è che per come intendo io questo spazio temporale di consultazione. Se il tutto viene fatto, finalizzato anche a far comprendere al paziente in che modo si lavora, che tipo di ascolto particolare si dà relativamente alle cose che dice e a come dice. Se si fanno una serie di interventi specifici, che io nel libro segnalo anche,
che sono finalizzati a, come dire, a mettere a fuoco degli aspetti in modo che si possano aprire delle prospettive diverse, in qualche modo si arriva alla possibilità di avere, a conclusione di questa fase di consultazione, che può durare 3 o 4 sedute, che una restituzione vera e propria finale non è più indispensabile, perché è stata fornita per tracce progressive durante questi 4 anni. Quindi non c'è necessità di dire alla fine: io di lei ho capito questo e questo, per cui faremo questa cosa qui, perché se le cose sono state fatte bene durante questo percorso a tappe è già stato detto, no? Per cui alla fine, se insieme si è verificato da lei che si può lavorare assieme con una certa modalità, con un'attenzione all'allargamento dei significati, con un'attenzione alla modalità relazionale, con un'attenzione a rintracciare convergenze tra esperienze passate e esperienze del presente, è già stato messo in gioco tutto quello che si andrà a fare poi in una psicoterapia, quindi non c'è bisogno di esplicitarlo. Un'ultima cosa, riprendo da quello che diceva il dottore, è il rischio dello sconfinamento. Io lo segnalo nel libro, io lo dico in maniera abbastanza chiara, che questa fase, che io credo che sia una fase, non è solo propedeutica, ma insomma in qualche modo è davvero la porta d'ingresso a quella che sarà eventualmente una psicoterapia, deve essere abbastanza definita nei modi e nei tempi, cioè dentro questo contenitore virtuale, insomma, di 3 o 4 sedute, uno dovrebbe essere riuscito a farsi le idee abbastanza chiare, quella che mi piace chiamare, insomma, una sorta di mappa di orientamento, rispetto alla quale è possibile fare, facendo dei riferimenti ai modelli teorici che cito, riuscire a farsi un'idea di che cosa si andrà a fare con questo paziente. Ma va distinta nettamente, in maniera chiara, in maniera precisa, dalla terapia del corpo. Quindi io li considero davvero due momenti che devono essere ben separati nella mente del terapeuta, ma nella mente del paziente. C'è una fase, che è quella della consultazione, per riflettere assieme sulle dinamiche intrapsichiche, sulle dinamiche relazionali, con la finalità di avere quella comprensione insieme che ci dà la possibilità di pensare assieme che si può fare un lavoro terapeutico. Io lo dico chiaramente che entro questa fase, insomma, in qualche modo le idee bisogna già avere abbastanza chiare, senza darsi un tempo aggiuntivo che fa scivolare il rapporto di seduta in seduta verso qualcosa che a un certo punto non si capisce più bene cos'è, perché poi spesso succede così. Chi dorme? Ci sono domande? Non sono ancora venuti su. Vi siete annoiati? No, volevo forse a spiegare al dottor Filidoro un po' la cosa che tentavo di dire prima, forse l'ho espressa un po', da dire il fatto, no, del poter sentirsi la persona utile per la sofferenza che porta il paziente, no? In quel senso il fatto non tanto di etichettare chi viene come un buon paziente o un paziente, è una disponibilità, è una disponibilità interiore, sì.
Ecco, vedete, io penso che non... Io penso che non tutti i terapeuti siano nati in psichiatria. Proprio sul, rifacendomi un po' a quello che dicevo prima, che in fondo è un incontro che ha una sua unicità, ci sono le specificità dei pazienti, ci sono le specificità dei terapeuti. Quindi come per fare per i pazienti che nella vita in qualche modo tendono, insomma, a instaurare relazioni di un certo tipo, la stessa cosa vale per i terapeuti. Anche i terapeuti tendono, più o meno consapevolmente, a privilegiare un certo tipo di relazione al posto di altri. Questo, se è valido nella quotidianità del terapeuta, è altrettanto valido nella sua pratica professionale. Per dirla in maniera ancora più chiara, ci sarà un certo tipo di paziente che naturalmente si sentirà disponibile ad incontrare un certo tipo di paziente e altrettanto naturalmente sentirà di essere in difficoltà con un altro tipo di paziente. Quindi questo cosa vuol dire? Che non c'è per tutti spazio per tutto, ci sono delle disponibilità naturali a un certo tipo di incontro, ma ci sono anche delle idiosincrasie altrettanto naturali. Io, che ormai 15 anni ho superato da un po' di tempo, so riconoscere quei pazienti con cui mi sento avere quella disponibilità ad accogliere e so di poter fare bene con loro, ma so anche riconoscere quella particolare, il modo di essere di certi pazienti per i quali sento, io, per una carenza mia umana, voglio dire, di non avere la stessa disponibilità. L'importante è che lo sappia riconoscere e che eticamente lo sappia utilizzare, mandando questa persona magari da qualcuno che lo può curare meglio. Un'analisi personale che noi siamo portati, ci è richiesto di fare e facciamo spontaneamente prima di cominciare la professione, dovrebbe servire anche a questo, no? A riconoscere quali sono, cioè, a sentire quale incontro può riuscire e quale no. Però questo credo che sia onesto, cosa. A proposito di etica, bisogna saperlo, a proposito di etica. Questo pensavo anche al lavoro di supervisione, no? Sì, certo. Il lavoro che comunque fa il terapeuta sul lavoro clinico, sul lavoro svolto clinico, con il paziente in altra sede, no? Certo. Però perché è importante la consultazione? Anche per questo. Io lo dico chiaro. Io in questi primi incontri, io non solo devo in qualche modo verificare, valutare la possibilità di questa persona di fare un certo percorso, ma devo altrettanto valutare la mia possibilità, la disponibilità di fare un certo percorso con lui, con lei. Ma lo devo capire in questi incontri prima di iniziare qualcosa che vada troppo avanti e che non si può capire. Io non ho disponibilità per tutti, riconosco, io so che con certe persone funziona al meglio di me, con altre purtroppo ho limiti umani anch'io e non funziona tanto bene. Allora, se me ne accorgo, non inizio, mi mando dal dottor Bertolo che magari ha più attitudine di me per fare certe cose. Io questo credo che sia onesto. Ho sentito dei borboriti da precedere. Ho una proiezione. Se siete d'accordo, ci... Sì, se non ci sono domande. Beh, insomma, io allora vi ringrazio. Vi ringrazio per la pazienza, per la vostra presenza. Per la vostra presenza qui, spero che non siate convinti di aver dedicato del tempo ad ascoltare le vostre cose. Grazie a tutti di essere venuti, grazie a Maria, naturalmente a tutto il Filidò. Un ringraziamento
doveroso alla libreria, alla libreria UBI che ci ha ospitati, che ha voluto questo incontro, mi pare sia veramente bene. Vi rinnovo l'invito per domani per il professor Borni a Cittadella e vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Grazie. Grazie.